Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Mr. Rio. Oggi siamo qui non per parlare di successi, ma per parlare di insuccessi. Infatti, questa vasca per me è stata un insuccesso. Come potete vedere dalle immagini, infatti, non riesco più a contenere le alghe filamentose che hanno letteralmente preso il sopravvento. Inoltre, ho delle vere e proprie esplosioni di Fisia e Planobarius che mi indicano un carico organico davvero pesante all'interno dell'acquario, e questo è dovuto ad un mio grosso errore. Nel video dei 10 errori ho detto che uno degli errori più comuni è andare al risparmio, e io in questa vasca ho tentato di risparmiare purtroppo dove non dovevo. Infatti sono andato a prelevare la roccia lavica non adatta ad un negozio d'aquascaping, ma per laghetto. È la stessa cosa, solo che evidentemente è trattata un po' meglio quella da aquascaping, è lavata, è purificata, e io evidentemente non ho lavato accuratamente la pietra lavica, anzi, devo dirvi che non l'ho proprio lavata. Pigrizia, sì, quindi un altro errore è la pigrizia. Purtroppo non credo che la vasca sia più recuperabile, semplicemente perché la pietra lavica, essendo così tanto porosa, così tanto scavata, va lavata davvero bene, e soprattutto se lo avete consiglio l'utilizzo di un'idropulitrice per essere sicuri di togliere qualsiasi presenza organica dalle microfessure, in modo tale da lavare benissimo la pietra lavica, perché altrimenti succede questo. All'interno delle fessure si depositano residui organici, come potrebbe essere terra, come potrebbe essere qualsiasi cosa, se la pietra è rimasta all'aperto, ed è un banchetto assoluto per le alghe e per le lumachine, ed è quello che è successo in questo acquario. Ed è un peccato, perché nella mia testa qui volevo partecipare a qualche concorso con questa vasca, ma evidentemente non era destino. Questa vasca però non è stata inutile, non è stato uno spreco di tempo, uno spreco di energie. Perché? Perché ho imparato cosa devo e non devo fare nell'aquascaping. Infatti qui sono riuscito a imparare molto di più la prospettiva, sono riuscito a capire molto di più le specchiate, sono riuscito a capire quali materiali sono adatti e quali materiali non sono adatti, perché un altro materiale su cui sono andato a risparmio è il piccolo ghiaino. Il piccolo ghiaino, infatti, ho scoperto rilasciare silicati ed è stata una guerra continua con le diatomee. Infatti si vede poco, ma la pietra lavica in alcuni sprazzi è verde ed è dovuta alle diatomee, il cui scheletro è a base di silice. E quindi la sabbietta ha cominciato a mollarmene, nonostante l'impianto d'osmosi andasse bene. Niente, non c'è stato nulla da fare, quindi questo acquario non può andare avanti perché non riesco a recuperarlo e purtroppo va smantellato. Questo è un video per tutti coloro che hanno un acquario, perché da quanto ho scoperto il 70-80% delle vasche che vengono vendute non superano i 6 mesi di vita, perché manca questa cosa qui. Hai sbagliato, non fa per me. Mollo. No, ragazzi, non funziona così. Se avete sbagliato, se qualcosa non va nel vostro acquario, studiate, cercate di capire il perché non va, il cosa non va, e a quel punto lì potete solo migliorare voi stessi, migliorare la tecnica, migliorare il materiale e capire dove avete sbagliato per fare uno scape sicuramente ancora più bello. Io sono sicuro, allora, questa vasca è stata molto formativa, ci ho messo davvero tanto impegno per fare le varie stradine, per fare i vari punti focali, per fare le luci, per fare anche la tecnica che è comunque abbastanza elevata, ma tutto questo insieme non è stato sufficiente per portare ad un risultato che volevo. Quindi adesso, ragazzi, rimane nient'altro da fare che rimboccarsi le maniche, smantellare tutto e rifare una vasca che sia degna di questo nome, che sia degna di questo canale e che sia degna di un contest. Quindi ragazzi, lezione, mai mollare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!